Ciao! Allora, come potete vedere, ieri sono stata dal parrucchiere. Avrei voluto fare un video ieri subito, ma poi dovevo andare a cena fuori, insomma, non sono riuscita. Il risultato è appunto questo: ho fatto una tinta, che in realtà vedete, prugna in video, ma è più sul rosso, comunque il riflesso è più sul rosso. E li ho tagliati un bel po', ma sono lunghissimi, cioè non mi sono resa conto nemmeno io di quanto lunghi fossero finché non li ho visti. La piega ieri mi ha fatto dei bei boccoloni, oggi insomma è già una schifezza, però insomma il risultato è questo e spero di riuscire a insomma a tenerli per un po' così, perché io sono una chiavica a mettere a posto i capelli, non so se si è capito, infatti li tengo sempre legati anche per una questione comunque lavorativa. Fatto sta che insomma sono andata, sono molto contenta del risultato, nel senso che in questi giorni mi vedo proprio bella, ecco, diciamo così. E niente, insomma, questo è. Spero che vi piaccia, adesso magari a voi fa schifo, non lo so. Fatto sta che questo video in realtà, vabbè, a parte per farvi vedere i capelli nuovi, è per fare questo mini haul, perché non è che io abbia comprato chissà quali cose. L'unica cosa che sto comprando di make-up in questo periodo sono gli ombretti Kiko, quelli del iClick System, perché avendo la palettona da 24 da riempire, ogni tot vado e ne compro qualcuno, insomma. Ho comprato due cosine, ma proprio due, tra l'altro una mangereccia, cioè neanche ve ne fregherà niente, però giusto così per far due chiacchiere ve le faccio vedere lo stesso, perché appunto ero al centro commerciale Carrefour. E dentro al supermercato ho comprato questo balsamo della Splendor che tutte conoscete, ma che io non ho mai utilizzato, e che quindi, siccome mi serviva un balsamo, ho detto perché no, e quindi ho preso questo qui addolcente al cocco. Per capelli lunghi e ribelli, direi che è proprio il mio caso. Niente, l'ho pagato 1,29 euro. So che si trova anche a meno, ma io a 0,99 centesimi, ragazze, non lo trovo da nessuna parte. E poi sempre al Carrefour, sì, non sono abituata ad avere i capelli così, infatti mi danno un po' fastidio, però insomma mi ci abituerò. Sempre al Carrefour ho comprato questa farina di ceci integrale della Bartolini, perché io ho già la farina di ceci, quella della Molino Rossetto, quella della Molino Rossetto, e però da farinata viene una schifezza, non so per quale motivo, invece con questa viene benissimo, quindi se dovete fare la farinata prendete questa marca qua, consigli di Marilina Mangerecci. Dopodiché ho preso altri 6 ombretti di Kiko. Sono stata anche bravissima perché non ho preso doppioni, mi sta andando via la voce, scusate, non ho preso doppioni rispetto agli 8 che avevo preso la scorsa volta. Ve li faccio vedere molto velocemente. Ho preso il 221, che è questo bellissimo rosa. È un panna, ma ha un che di pescato. Ecco, forse così lo vedete meglio. C'è sempre troppa luce quando giro i video, ragazze, però di sera non si vede niente perché non ce n'è, di giorno ce n'è troppa. Abbiate pazienza. Poi ho preso il 224, che è questo bellissimo color malva. Poi ho preso il 401, che è questo color rame glitteroso bellissimo. Poi ho preso il 403, che è questo color rosato, glitteroso, bellissimo. Il 243, che è questo marrone, che gira su borgogna. E il 234, che è proprio un borgogna. Ora, l'intento di oggi è in realtà quello di comporre la mia palettona. Lo volevo fare insieme a voi, visto che ho un po' di tempo e volevo appunto capire come inserire la palettone questa qua. Volevo appunto capire come inserire questi ombretti, nel senso che vorrei metterli un po' in, come che si dice, in crescendo di tonalità, va? Comunque insomma la palette è questa, per ora è vuota. E quindi vediamo con gli altri 8 ombrettini che avete visto nell'altro video haul. Adesso li spargo tutti qua e vediamo come metterli. Tac, tac, tac. Allora, ho il 220 e il 221. In realtà però il 221 è più chiaro. Non so se si vede. Questo è il 220. Ce la posso fare oggi? Questo è il 220 e questo è il 221.
Vedete che il 221 è più chiaro? Quindi direi per primo il 221. Sì, sarà un video lungherrimo proprio di quelli miei soliti. Tra l'altro, l'altra volta quando io misi le cialdine in quella da 4, scrissi su un foglietto i numeri, quando poi invece c'è scritto dietro che numero è. Brava Marilina, mamma mia. La furbizia quando c'è nella vita è tutto. Quindi questo lo mettiamo qua. Ha fatto click. Quindi 220, no, 221 e 220. Adesso io tutti questi scatolini, cioè in teoria li dovrei tenere per il tappo, però ragazze, cioè mi va via un cassetto solo in scatolini, vabbè, vedrò che cosa farne. Comunque. Bon, poi proseguiamo sui rosati. Questo era il 203 però. Forse era da inserire prima, il 203, no, dimmi che li devo levare. Allora, facciamo così. Detto, la 203 per prima, che mi sa che è la più chiara, che ho tra tutte queste. Sì, non è che siano la comodità, sti cosi, diciamocelo, però che già fa, ormai il danno è fatto. Quindi proseguiamo, ragazze, proseguiamo. Non una strega nel video questi capelli, vabbè. E sicuro che da vivo sono molto più figa. Marilina che si fa i commenti da sola. Facciamo così, va. Ok. Quindi così andiamo avanti. Andiamo sui top. No, andiamo su, continuiamo sui rosati. Metterei questo e questo, sì, facciamo così, e poi tutti i vari marroncini top li mettiamo sotto, 236, 237, 237, 215, 219, si cerca di andare veloce ragazze perché sennò veramente non ce la facciamo più. Oh, mamma mia. Ok, tac. Poi direi che qua lo lascio vuoto perché mi servirà poi un aranciato. E sotto mettiamo tutti questi qua. Così. Questi sono i tre borgogna che lascerei alla fine. Uno, due... e 3, così, 1, 2 e 3, facciamo così. Sì, ce l'ho, l'ho capita come mettere la paletta. Tec. Così magari inizio anche a usare gli stiombretti perché già che li ho comprati, come dire. 2, 3. Quattro. Mi sento un po', avete presente quando i bambini comprano le figurine quando sono piccoli? Cielo manca. Ecco, completa, cioè a mettere queste cialdine in sta paletta mi sto sentendo un po' la bambina che attacca le figurine. Una bella sensazione, devo dire, mi piaceva attaccare le figurine quando ero piccola, non so a voi, ma a me piaceva. Sarà un video pieno di tagli, questo già lo so. Questa cialdina qua è un po' ammaccata, vabbè. Sì, dimmi, mi sa che ci metto lì in fondo un arancione rosso, non lo so, vedremo. Tac, e questo ok. E tac, buono, ce l'abbiamo fatta ragazzi, veramente un parto plurigemellare, però insomma la palettona è questa.
Lo so che dal video vi sembreranno un po' tutti uguali, ma ecco, così li vedete bene. Così vedete che non sono propriamente tutti uguali, che sembrate, se no sembro matta. Mi sembrano molto belli. Adesso vedremo come si comporterà. Comunque io con gli ombretti Kiko mi sono sempre trovata molto bene. E niente, per completarla, come vedete, me ne manca uno qua in alto, 2, 3, 4 e 6, 10. Quindi insomma, questo è quanto. Questa è la mia palettona, sono molto orgogliosa. Sono piena di scatolini con i coperchietti, adesso vedrò cosa farne perché sinceramente tenerli tutti, insomma, non mi sembra il massimo della vita, adesso vedrò appunto cosa farne. E niente, io e i miei scatolini vi mandiamo un bacione, e fatemi sapere se volete degli swatches o un video review, non lo so, a parte che vediamo perché magari riesco a prenderne ancora qualcuno e a completarla, chissà. Comunque non sto comprando altro make-up all'infuori di questi, cioè di questi ombretti qua, ma solo perché appunto voglio completare la palettona, non per altro, insomma, perché non è che ho bisogno di ombretti, se ben vi ricordate il mio video sull'inventario del make-up parte degli ombretti. E quindi niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!